Testing, testing, one, two. Allora, molti di voi pensano non bisogna esporsi, bisogna stare nascosti, e si può fare questa guerra in modo nascosto. Ragazzi, non state a sentire questo pazzo! Nascondetevi, nascondetevi, ragazzi! Oppure, come mi ha detto qualcuno, tu devi pensare solo a te stesso. Il problema è che se tu pensi a te stesso, pensando, ah, io cerco sempre di scampare il pericolo. Ma io gliel'ho detto, Marcello, ma perché ti metti a fare l'eroe? Stai qua al calduccio, si sta così bene! Ma lui è stupido proprio! Il nostro nemico gioca un gioco degli scacchi. Loro possono giocare a lungo termine, cosa che noi purtroppo non vediamo. Vediamo solo il guadagno subito, immediato. Non pensiamo quindi che potremmo perdere un po' di comfort per poi vincere la guerra. Ma non capite che lo fa apposta? Vuole che date i vostri nomi così poi quelli del sistema vi scovano! Gli scacchi poi sono un gioco che hanno inventato loro, quindi loro possono anche perdere un pezzo per poi vincere la partita alla fine. Per tutti voi che state nascosti dietro a nickname, dietro a l'omino là senza faccia. Per favore, salvatemi, io glielo dico sempre, basta, basta, ci farei uccidere. Ditegli qualcosa anche voi, fermatelo, mi sta uccidendo anche a me. Avete il culo scoperto, sì, la vostra testa sta giù, non vedete, nessuno vi vede, credete. Ma e poi dovete sapere anche che il nemico sente queste conversazioni che voi fate in privato, su WhatsApp con i vostri parenti, e capisce la vostra debolezza. Quindi, anche se magari in inglese dicono fake it until you make it, fingi di essere forte, perché il nemico ti sta sentendo. Ma Marcel, che cazzo di vita fai? Sei qui da solo in montagna. È vita questa, ma questa è battaglia, pecorella. Tu non lo capisci che questa è una battaglia. E ti nascondi pensando che ti puoi mai nascondere in un posto del genere, nella Matrix. Where are you gonna hide? Where are you gonna go? Nowhere. Cause there's nobody like you. E quindi questo messaggio è solo per dire che voi pensate di nascondervi, ma il nemico vi scoverà prima o poi. Ah, tu dici, ma Marcello, è inutile fare questi video, le pecore non vogliono vedere. Ma, cara pecorella, che anche tu sei una pecorella se pensi così, questi sono gli ultimi istanti, secondi che noi abbiamo di poter dire qualcosa. Sto tremando, fa freddo. Meglio il freddo che stare insieme alle pecore, ragazzi. Devi affrontare questi mostri, pecorella. Se il nemico vede che tu cominci su Telegram, su YouTube, invece di commentare soltanto, magari apri un cazzo di canale e dici la tua apertamente. Ti sta scoprendo troppo. Copriti, copriti, che fa freddo, pecorella, copriti, copri tutto. Non ti far vedere, pecorella. Insomma, questo è il Titanic che sta affondando e c'è gente che mi ha consigliato di smettere di fare video. Non dico il nome, ovviamente. Perché ti stai esponendo troppo, pensa solo a te stesso. Analizziamo un attimo questa tua tecnica di pensare a te stesso nel Titanic che sta affondando. Tu pensi magari così, scappando dall'Italia per dire che questo è uno dei posti peggiori dove trovarsi in questo momento. Possa mai salvare. Questo è un nuovo New World Order, New World Order. È mondiale questo nuovo ordine che sta per arrivare. Sto tremando, però ho voluto fare un video ad effetto. Così non c'è nessun posto dove tu puoi nasconderti, pecorella. Se dopo il 2020 ancora non capisci che i titani
guarda che brutto che sono e faccio video, porca troia. Non sentite lui, non sentite lui, noi siamo bellissimi, io sono bellissima, oh guarda. Fallo, pecorello, questo è il momento. Fallo, e il problema è che tu non hai nessuno per cui combattere. È quello il problema. A te ti è stato detto che tutto questo finirà, pecorella. Nessuno ci sta guardando, nessuno ha creato questo posto. La legge del più forte. Fammi salvare il mio culo. Chi se ne frega che... Addio, per dire. Addio. Non piacciono molto i codardi. Io ho sempre questo in mente, che ho letto nella Bibbia. Addio, veramente non piacciono i codardi. Cioè, proprio... Quando nella Bibbia dice tipo... I primi... Cioè, proprio quelli che odia di più sono i codardi. Ragazzi, come diceva Amerigo, questo della Bibbia non sa un cazzo. Qualcuno mi dice che io ho ego. Se io avessi ego non farei questi cazzi di video dove ridicolizzo me stesso ogni volta che apro bocca come un coglione che non so parlare, sono un deficiente. Quindi voi invece che non avete ego, fatelo sto cazzo di video, no? Fate i video, esponetevi. Come diceva Carmelo Bene. Carmelo Bene. Carmelo Bene mi sa che è stato il motivo per cui ho conosciuto Amerigo, mi sa. In qualche modo. La tua carne vuole vedere a breve termine. Quindi la mia carne adesso mi dice ma spegni questo video, no? Fattene al calduccio. Invece no, io gli dico fuck you alla mia carne. Anzi, siccome gli voglio mandare un fuck you bello tosto, gli dico così: fuck you, un extra large fuck you. E quindi gli dico: no, devo finire questa cosa che mi sono messo in testa, che devo finire questo video qui nel cielo dell'Abruzzo, e lo finirò, porca puttana, perché penso a lungo tempo. Penso alla gloria che mi arriverà quando pubblicherò questo video. E dico alla mia carne, aspetta carne, stiamo finalmente per avere il successo che tanto volevamo. Ecco, Marcel fa tutto per il successo, avevate ragione, il mio ego è enorme purtroppo. Però ecco, lungo termine, gli scacchi sono un gioco che hanno inventato loro. Scacchiera, no? Massoni, questo gioco consiste nel vedere a lungo termine. In quel gioco tu vorresti per dire oh guarda c'è un soldato, lo posso prendere, ma no coglione, no, devi pensare a lungo termine, 2-3 mosse dopo. Scusate, chiudiamo così. Il teatro è finito per fortuna. Dai clown, torna qua dietro che c'ho freddo. Lungo termine, tu devi pensare a lungo termine.